Allora, la tassonomia europea è un sistema di classificazione che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili, definendo le linee guida per gli investimenti privati mirati al raggiungimento della neutralità climatica nei prossimi 30 anni. Quindi ha un ruolo di indirizzo importante per aziende, investitori e responsabili politici. Ricordo a tutti, perché è fondamentale, questa tassonomia non ci dice nucleare sì, nucleare no, gas sì, gas no, è un documento di natura finanziaria, molto specifico, essendo un atto delegato. Così ieri mattina alla Camera, nel Question Time, il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani ha risposto alle domande dell'Aula sulla tassonomia dell'Unione Europea. Parola difficile per un problema ancora più difficile, l'emergenza ambientale determinata dal cambiamento climatico. Come ci spiegheranno la corrispondente da Bruxelles Francesca Basso e Paolo Virtuani della redazione Cronache del Corriere della Sera. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 25 gennaio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Francesca Basso, che cos'è la tassonomia dell'Unione Europea di cui tanto si è parlato in questi giorni? Per rendere l'Unione Europea un continente climaticamente neutro al 2050 è necessario decarbonizzare l'economia. Per farlo servono ingenti investimenti, ma non tutte le attività sono davvero verdi, quindi è necessario concentrare i fondi là dove servono veramente. Come si fa a capire se un'attività è green? La Commissione Europea ha elaborato una tassonomia verde. Un sistema di classificazione che stabilisce un elenco di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Il regolamento è entrato in vigore nel luglio del 2020 e indica sei obiettivi ambientali. Gli obiettivi sono: primo, la mitigazione dei cambiamenti climatici; secondo, l'adattamento ai cambiamenti climatici; terzo, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; quarto, la transizione verde verso un'economia circolare; quinto, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; sesto, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Perché un'attività, quindi, sia considerata sostenibile, deve rispondere a uno di questi obiettivi e non deve causare danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante. Tutto questo, Paolo Virtuani, avviene pochi giorni dopo la pubblicazione dei dati sull'andamento climatico del 2021. Che anno è stato? Secondo Copernicus, il Servizio europeo sui cambiamenti climatici, i 7 anni più caldi della storia a livello mondiale sono proprio quelli dal 2015 al 2021, l'anno appena terminato. Quindi l'anno scorso è proseguito un ciclo che non sembra destinato ad arrestarsi. Le italiane ENEA e INGV, che sono rispettivamente l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno rilevato che per il sesto anno consecutivo le temperature degli oceani hanno stabilito il nuovo record dei valori più caldi mai misurati. Ancora più allarmante, però, è la situazione del Mediterraneo, che si conferma il mare che si scalda più velocemente. Per l'Europa l'estate 2021 è stata la più calda mai registrata, simile però all'estate più calde del 2010 e del 2018. Un'altra analisi compiuta dalla NASA e dal NOAA, l'Agenzia Americana per l'Atmosfera, e pubblicata nei primi giorni di gennaio, ha detto che 8 dei primi 10 anni più caldi del nostro pianeta si sono verificati nell'ultimo decennio. Secondo questi dati, nel 2021, la Terra è stata di circa 1,1 gradi più calda della media dall'inizio della rivoluzione industriale. Sono solo le temperature a preoccupare? No, l'aumento delle temperature è la conseguenza dell'aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, dovuto alle attività umane. Ormai gli scienziati non hanno più dubbi su questo fatto. I gas serra, nel corso del 2021, hanno continuato ad aumentare, con l'anidride carbonica che ha raggiunto il record annuale medio di circa 414 parti per milione, e il metano che ha toccato il record annuale di 1876 parti per miliardo in una tonnellata di atmosfera. Sembrano un'inezia, ma questi gas hanno un potere riscaldante altissimo e di lunga durata, quindi basta un aumento anche di pochi punti percentuali per provocare un sensibile incremento delle temperature su scala mondiale. Ma con il lockdown del 2020
non c'era stato un calo delle emissioni di CO2? Sì, ma solo del 7%, che non ha inciso nella costante tendenza all'aumento della quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera. Inoltre, nel 2021, c'è stata una forte ripresa economica mondiale, di cui stiamo subendo le conseguenze con l'impennata dei prezzi di tutte le materie prime, tra cui il gas, di cui sentiamo gli effetti sulle bollette. Molte nazioni in crisi con gli approvvigionamenti energetici sono tornate a produrre energia elettrica con le centrali a carbone, incrementando in questo modo i gas serra e rendendo più problematico il calo delle emissioni nocive. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'elettricità prodotta dal carbone in tutto il mondo ha raggiunto un livello record nel 2021, con un aumento del 9%. A quanto ammontano i danni provocati dai cambiamenti climatici? Solo negli Stati Uniti, nel 2021, il costo dei danni per il clima è stato di 145 miliardi di dollari, oltre a 688 morti e migliaia di feriti. Uno studio recentissimo, pubblicato su Nature, di un gruppo di scienziati dell'Istituto Tedesco di Ricerca sull'Impatto Climatico di Potsdam, ha scoperto che analizzando i dati dal 1979 al 2019 di 1554 regioni di tutto il mondo, la pioggia è aumentata rispetto a 40 anni fa. Il problema è che l'aumento delle precipitazioni non è distribuito equamente nel corso dell'anno, ma in pochi eventi estremi, molto distruttivi e che hanno forti impatti sulle economie dei paesi più sviluppati. Basti pensare a quanto è successo in Germania e in Belgio la scorsa estate, o alle sempre più frequenti bombe d'acqua anche in Italia. Gli impatti degli eventi piovosi estremi sono più pesanti a livello locale e possono apparire diluiti nel corso del tempo se si analizzano solo le statistiche mensili o annuali. Invece, secondo gli studiosi che hanno realizzato questa analisi, è l'aumento della piovosità giornaliera la vera minaccia. Quindi prendere in considerazione le statistiche di piovosità a scala regionale al posto di quelle annuali a scala nazionale ci può far capire meglio i pericoli ai quali andiamo incontro se non poniamo un freno all'utilizzo dei combustibili fossili. Eppure, Francesca, la discussione sull'ingresso del nucleare e del gas nella tassonomia è molto ampia. Perché? Il regolamento del 2020, la tassonomia generale, che indica i 6 obiettivi ambientali ai quali un'attività deve contribuire per essere considerata sostenibile, non specifica però i criteri tecnici. La definizione è stata lasciata agli atti delegati che la Commissione avrebbe pubblicato in seguito secondo tempi precisi. Il 9 dicembre scorso l'Unione Europea ha approvato in via definitiva il primo atto delegato, presentato 6 mesi fa, che definisce le attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici, cioè i primi 2 obiettivi. Ma non vi ha incluso l'energia nucleare e il gas, spiegando che li avrebbe trattati in un secondo atto delegato. Dopo studi, polemiche, numerosi rinvii e forti pressioni da parte degli Stati membri, quasi allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, la Commissione ha inviato la bozza del secondo atto delegato agli Stati membri e agli esperti. In quella bozza includeva nucleare e gas, secondo determinati parametri e condizioni, nella tassonomia. Governi ed esperti avevano tempo fino a venerdì scorso, 21 gennaio, per chiedere modifiche. Qual è il nodo principale? L'energia nucleare non emette CO2, ma ha il problema delle scorie radioattive. Il gas è una fonte fossile, inquina meno del carbone, ma comunque inquina. E i paesi che non hanno il nucleare dipendono dal gas. La partita è cruciale, perché rientrare nella tassonomia UE significa accedere a finanziamenti più vantaggiosi. E in modo più ampio questo avrà una ricaduta sul costo dell'energia e sulla competitività dei paesi europei, che sono liberi di scegliere il mix energetico che preferiscono per raggiungere la neutralità climatica al 2050. La Francia è alla guida di un gruppo di paesi favorevoli all'energia nucleare. Questo gruppo è molto nutrito perché ne fanno parte la Bulgaria, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, l'Estonia, l'Olanda, il Belgio e la Svezia.
La Germania ha deciso ai tempi dell'incidente di Fukushima di uscire dal nucleare e ora che ha i Verdi al governo è totalmente contraria all'inserimento del nucleare nella tassonomia, però ha bisogno del gas. Quindi come andrà a finire? In base ai numeri sulla carta, l'atto delegato passerebbe sia in Consiglio sia in Parlamento, dove però i socialisti si sono già detti contrari al nucleare e anche al gas, a meno che non ci siano determinate condizioni. E poi in Parlamento ovviamente ci sono i Verdi. Il fronte del no sta crescendo. La Commissione presenterà il testo definitivo del secondo atto delegato nelle prossime settimane, ha detto che terrà conto delle obiezioni ricevute. È chiaro che le prossime settimane saranno molto complicate. Grazie Francesca Basso e Paolo Virtuani. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita, riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.